La guerra è pace, la libertà è schiavitù, l'ignoranza è forza. Partiamo da George Orwell per descrivere cosa? Per descrivere questo referendum che ci sarà il 20 e il 21 settembre, per cui gli italiani sono chiamati a vendere la loro rappresentanza, la loro rappresentatività per un caffè, per il costo di un caffè. Dato che i sostenitori del taglio, cioè i grillini, il fatto Bilderberg quotidiano, la P2, la Goldman Sachs, la Trilateral che già lo ipotizzava nel 1973, ripresa dalla P2 nel 1975, ci vogliono far credere che una riduzione di un caffè a persona, cioè lo 0,007% del budget annuale dello Stato, sia un grande taglio ai costi della politica. In cambio di cosa? Dell'autocastrazione della rappresentanza italiana. Interi territori verranno cancellati dalla mappa, le minoranze non esisteranno più, dato che ci vorrà il 15% per essere eletti in Parlamento. Tutti, magari questi nuovi movimenti, partiti veri e non falsi come il Movimento 5 Stelle, che orwellianamente ci continua a parlare del fatto che avremo questo risparmio che è zero. Che ci raccontano come la Camera e il Senato saranno più snelli, più efficienti, grande altra fake news, dato che la legge Fornero l'hanno fatta in pochi giorni, e che le commissioni parlamentari, che sono i luoghi dove ci sono i parlamentari specializzati nella singola materia, che scrivono lì le leggi, si ridurranno un numero così basso di componenti che saranno così facilmente controllabili dalle oligarchie e dalle lobby, i quali hanno stappato lo champagne a ogni passaggio positivo di questa legge, saranno così facilmente controllabili che sarà un gioco da bambini far fare le leggi alle lobby e alle oligarchie. Il vero motivo che non vi dicono di questa legge è concentrare il potere nelle mani ancora di pochi. E Conte, il grillino Conte, ha fatto già le prove generali, perché i decretini che ha fatto durante questa pandemia erano tutti illegali, ovviamente, perché l'esecutivo non può delegare a se stesso l'emanazione delle norme, l'esecutivo non può delegare a se stesso di diventare legislativo, è il legislativo che delega l'esecutivo. Con questi decretini illegali, la cui somma Conte ha chiamato piano di rinascita, guarda caso, Grillino Conte l'ha chiamato piano di rinascita, esattamente come il piano di rinascita di Licio Gelli, della Propaganda 2, della loggia massonica stragista di Licio Gelli, la quale aveva il punto principale la riduzione dei parlamentari. In realtà era un po' più generosa perché erano 450 deputati invece che 400. Come diceva Terracini, nel momento in cui tu vuoi ridurre la democrazia di un paese, non fai altro che ridurre i componenti della sua Camera legislative e le loro funzioni, esattamente come fece Mussolini, che la prima legge che fece fu ridurre a 400 i deputati, esattamente come la legge Fraccaro. La legge dovremmo chiamarla, questa, siccome Fraccaro è il proponente di questa legge di parlamentare, dovremmo chiamarla legge Mussolini, Licio Gelli, Fraccaro. Vi sembra un caso che il fatto Bilderberg quotidiano sia il maggiore, colui che spinge al massimo alla fine che gli italiani votino per l'autocastrazione? Il fatto Bilderberg quotidiano, vi ricordo che si accompagna mano nella mano a Kissinger, allo stragista Kissinger, mandante dell'omicidio Moro, mandante dell'omicidio Allende, mandante della strage dei cileni. Così come testimoniato dal giudice Emilio Alessandrini, che trovò i collegamenti fra il Bilderberg e gli amici del Fatto Quotidiano e le stragi di Stato. E guarda caso fu ammazzato poco dopo il giudice Emilio Alessandrini, i cui atti sono stati tutti revisionati dal giudice Imposimato, il quale ha ribadito questo collegamento fra il Bilderberg e le stragi di Stato. Quindi Goldman Sachs, Morgan Stanley, Bilderberg, Trilateral, P2, 5 Stelle, Fatto Bilderberg Quotidiano, sono tutti a favore di questa riforma castrante che invece che andare nella direzione della democrazia diretta svizzera ci manda nella direzione della diminuzione, della concentrazione del potere sempre in mani sempre più minori, sempre poche, sempre più piccole. Questo è. A voi sta bene così? Cioè, volete votare come vi dice il Fatto Bilderberg Quotidiano, gli amici di Kissinger, degli stragisti?
O volete votare no a questa autocastrazione? Per un caffè vi vendete tutta la vostra rappresentatività, intere regioni verranno spazzate via, l'Umbria, l'Abruzzo perderanno più della metà dei loro rappresentanti, le opposizioni non saranno mai più rappresentate nelle regioni più piccole, la Lombardia perderà il numero più alto di parlamentari. Vi sta bene così? Questo è quello che volete? Perché poi alla fine siete voi che decidete, non i poteri forti che vi inducono a decidere, ma siete voi che vi fate indurre a questo. Quindi, se votate no, votate contro le oligarchie, votate contro la P2, contro il fatto Bilderberg quotidiano. Se votate sì, votate a favore di questi poteri massonici. Se non andate a votare, fate un favore allo stesso a questi poteri massonici. Cosa decidete di fare? Le fake news grilline sono talmente stupide e ardite che lo stesso ministro della propaganda nazista Goebbels si vergognerebbe di queste fake news. Innanzitutto parliamo della cosiddetta architettura istituzionale, cioè l'Italia è una repubblica parlamentare, vuol dire che il potere dovrebbe essere del Parlamento la maggior parte del potere. Le fake news grilline riguardano per esempio il fatto che il Senato degli Stati Uniti ha solo 400 membri. Non mi vengono a dire che gli Stati Uniti, così come tanti altri paesi, come la maggior parte dei paesi centroamericani, sudamericani, la Germania, la Russia, la Svizzera, sono paesi, federazioni di stati. Questi stati a loro volta, tipo gli Stati Uniti, hanno parlamenti divisi in Camera e Senato per ogni Stato. Quindi abbiamo migliaia di parlamentari negli Stati Uniti e non i 400 che vi vogliono vendere le fake news grilline. Non solo, gli Stati Uniti sono anche una repubblica presidenziale come la Francia, quindi dove è un pochino spostato il potere verso il presidente. E poi vi sono le monarchie costituzionali come quelle delle Scandinave, quella della Danimarca, l'Olanda, la Svezia, la Spagna, dove non è il Parlamento a essere il centro di tutto. La Costituzione italiana, dopo quella svizzera, è la più avanzata al mondo ed è chiaramente parlamentare. La nostra è una repubblica parlamentare. Che altro dire? Questa è una riforma che andrà a schiacciare quelle minoranze che stanno nascendo. In tutti i parlamenti d'Europa stanno entrando partiti vegetariani, partiti vegani. In questo momento in Italia c'è qualche partito vegetariano vegano, il quale non entrerà mai in Parlamento se dovesse passare questa legge, così come tutte le altre minoranze di qualsiasi altro tipo non entreranno più in Parlamento. Rimarranno quello che diceva la P2, il centro-destra, il centro-sinistra e i grillini, che comunque sono biodegradabili, ormai hanno tradito tutto quello che potevano tradire e andranno a essere buttati nell'umido. Chiudiamo su questa legge che è chiamata Fraccaro, Mussolini, Cicogelli Fraccaro. Guarda caso, dove è stato detto Fraccaro in Trentino Alto Adige, non ci sarà alcun taglio dei parlamentari, rimarranno lo stesso numero di parlamentari in Trentino Alto Adige. Perché questo? Perché è il collegio dove è stato eletto Fraccaro. Quindi avremo una disparità di voto di italiani. Il voto di un trentino, di uno del Sud Tirolo, vale di più del voto di un lombardo, del voto, poi ci sono i casi clamorosi dell'Umbria, dell'Abruzzo, dove proprio spazzati via dalla cartina. Basta. Vedete voi cosa volete fare, se volete veramente la guerra e pace, la libertà e schiavitù, l'ignoranza e forza. Se questo per voi è il Ministero della Verità, allora votate quello che dice il fatto Bilderberg quotidiano, la P2, la Goldman Sachs, la Morgan Stanley, la Trilateral e compagnia cantante. Se invece non volete svendere la vostra rappresentatività per un piatto di lenticchie, per il caffè, cioè praticamente risparmio 1,5 euro l'anno per italiano, vedete voi, se non volete svendere la vostra democrazia, votate no. No. Mamma mia, ammazzata, mamma.